Buon pomeriggio e bentornati a Raccontalo ad Antonio. Ospite della puntata di oggi è una delle voci più conosciute ed apprezzate del nostro paese. Sto parlando di Viola Valentino. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Bene, Intanto, come stai, Viola? Perfetto. bene, grazie. Sicuramente. Bene tra virgolette, no? Come tutti. Esatto, però l'importante è appunto in questo determinato periodo che ci sia bene appunto di salute, perché visto il periodo storico che stiamo attraversando, la cosa più importante è questa. Ma iniziamo un po' per gradi, no? Questa chiacchierata, dai tuoi esordi, come e quando nasce in te la passione per la musica? C'è sempre stata, diciamo che è esplosa nel 79, però, nella mia testa. Infatti adesso mi dai un po' un assist, no? Perché 2 anni importanti per te sono sicuramente il 1979, anno in cui esce il singolo Comprami, che poi ti rende famosa al grande pubblico, e il 1982, dove invece non solo debutti con un grande successo al Festival di Sanremo, ma dove esce un altro tuo brano, scritto tra l'altro dal nostro concittadino che è Vincenzo Spampinato, appunto. Sola. Esatto, all'interno del che poi presenta all'interno del film Delitto in autostrada, Delitto sull'autostrada, che ti vede recitare protagonista insieme a Thomas Millian. Ecco, che ricordai di quell'esperienza? A me è bellissimo, bellissimo ricordo, bellissimo, a parte la graziosità del film, perché comunque si sa che questi sono film leggeri, però la troupe, l'equipe, il regista, ma in primis Thomas Bombolo, ma in primis Thomas si è dimostrato una persona estremamente cordiale, piacevole, ma anche insegnato un po' a fare delle cose di recitazione, perché insomma non era proprio il mio pane. Esatto, È invece stato, quindi il ricordo non può essere che bello. per quanto riguarda invece appunto l'esperienza di Sanremo, tra l'altro una canzone che vende oltre 400.000 copie in tutto il mondo, con Romantici, no? Che Sì, anche esperienza è stata quella? quella, sì. Due io ne ho fatti di Sanremo, ho fatto uno con Romantici e uno con Arriva Arriva, però Romantici ha lasciato il segno, ha lasciato il segno e sono riconosciuta per quel Sanremo, per quel Romantici. Poi non mi sono mai più ripresentata, eh. Può essere che accada prima o poi, che ci sia una riproposta, ma lo sto valutando. Esatto, mai dire mai, anche perché appunto tornando un pochettino al presente, è uscito da qualche mese il tuo ultimo lavoro, il tuo ultimo album, e sarà per sempre. Ecco, quali sono le novità? Ma la verità è che sto lavoro con anche gli autori che non conoscevo, che ci sono dentro tre inediti. Che tra altre cose, uno andrà in promozione a breve, il secondo inedito, e stiamo cercando di fare anche qualcosa di fisico, perché tu sai che in questo momento non si può, però insomma la gente vuole il fisico, e quindi stiamo cercando un escamotage per poter fare in tiratura anche limitata, però il fisico. Esatto. Siamo in lavorazione, siamo ai lavori in corso, perché comunque è tutto estremamente difficile, problematico, difficoltoso. Esatto, magari questo periodo appunto di lavoro in corso, chi lo sa, può essere utile per mettere giù un qualcosa di importante che ti possa portare, come abbiamo detto poc'anzi, nuovamente al Festival di Se lo Sanremo. fanno. Se lo fanno, perché qui rischia di saltare con lui. Esatto, invece abbiamo parlato di passato, abbiamo parlato di presente, magari non appena appunto sarà finita tutta questa situazione, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Cosa bolle in pentola? Vorrei ritornare sul palco e fare tante serate, perché mi manca. Mi manca il palco, mi mancano i musicisti, mi mancano un sacco di cose, e quindi vorrei poter fare quello.
Esatto. A proposito di palco, no? Di tournée, noi siamo un'emittente siciliana, so che tu hai un bellissimo rapporto con la nostra terra, ecco, ma quali sono i tuoi ricordi della Sicilia? Non sono ricordi, sono sempre presenti. Sono di una terra appunto che mi accoglie sempre con grandissimo affetto, simpatia, stima e sono felice ogni volta che scendo in Sicilia, questo è poco ma sicuro, perché ho tanti amici, tante persone che mi vogliono bene e insomma le serate in Sicilia sono sempre un'apoteosi di felicità e anche di successo sul palco che io trasmetto a loro, ma loro trasmettono a me, parlo del pubblico. Esatto, invece ultime due domande che mi sono segnato che volevo chiederti appunto durante questa chiacchierata. Tu appunto sei diventata famosa al grande pubblico, sei diciamo così, hai iniziato la tua carriera tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Oggi diciamo che un po' il mondo della musica è cambiato grazie anche ai social che ti permettono di avere subito un'importante visibilità, ma soprattutto ai talent. Ecco, cosa pensi tu al riguardo? Sui talent, a Sì. me piacciono perché ogni volta che ne vedo non è che seguo tutti i talent di volta in volta, però mi piacciono perché quando li vedo mi piace soprattutto X Factor. Quando comunque guardo qualcosa del genere scopro sempre dei talenti che poi dopo abbiano fortuna nella vita vengano messi nel dimenticatoio dopo il programma, questo non lo può stabilire nessuno, però trovo che ci siano tanti ragazzi con tante cose da dire. Esatto, quello che appunto molti tuoi colleghi ci dicono appunto è un'importante vetrina, ma sicuramente è un po' un'arma a doppio taglio, perché come dici tu, magari un anno fai il boom, no? Fai il successo, l'anno dopo rischi di cadere nel dimenticatoio e quindi magari per chi è più giovane diventa un po' più difficile gestire il tutto rispetto a chi invece come te ha fatto garette e quindi diciamo tutto step by step. Appunto. Un'ultima domanda, appunto, proprio riferita ai giovani. Qual è il consiglio che ti sentiresti dare ai giovani o comunque anche ai meno giovani che vogliono intraprendere il tuo mestiere? Che bisogna avere innanzitutto molto coraggio, perché non è un momento facile, ma non per il Covid, non è proprio un momento facile musicale perché c'è un'ondata che arriva da tutto il mondo, dall'Italia, quindi ci sono tantissimi gusti, tantissime persone che cantano e per pochissime che comprano. Di tenere duro e se credono nella loro arte continuare ad andare avanti anche dietro delle sofferenze psicologiche ed economiche che vanno ad affrontare, insomma, perché comunque se vogliono tenere duro, ma ci sono delle persone che lo fanno, già lo fanno, e ci sono delle persone che invece declinano. A un certo punto dicono mi sono rotto le palle, capito? Esatto. Tanti Invece siamo troppi. una mia ultima curiosità, no? Per te hanno scritto i più grandi della musica, della musica dei compositori italiani, se hai anche cantato con grandissimi artisti, ma un tuo sogno nel cassetto, magari, con chi vorresti duettare? Vasco, Con il grande Vasco, quindi chi lo sa se appunto magari tra qualche periodo ci sarà appunto una doppia V, no? Una Vasco Viola Valentino. vedi, potrebbe essere un'idea. VV. Esatto, allora noi te lo auguriamo e ti aspettiamo soprattutto in Sicilia sia per i tuoi live sia soprattutto nei nostri studi per poterci conoscere Avevo di delle date persona. in Sicilia l'estate che è passata, purtroppo saltarono tutte mie. E noi restiamo allora aggiornati tramite i tuoi social, così speriamo che queste date
possano essere recuperate nel più breve tempo possibile e venirti nuovamente ad ascoltare di persona. date, se finisce questo dramma in corso, sicuramente le date verranno recuperate, perché comunque non recuperate, magari ci saranno altri posti dove andrò a cantare, ma comunque io ho delle persone valide in Sicilia, di conseguenza, che lavorano per me, di conseguenza date me ne proporranno. Ora bisogna vedere che cosa decide questo cretino di Conte. Esatto, speriamo che tutto passi, ecco, buttiamola così con un buon auspicio per il futuro. Cioè, speriamo che invece questo non sarà per sempre, ecco, come il tuo ultimo lavoro, ma speriamo che tutto passi. Ringrazio Viola Valentino per questa splendida chiacchierata, mi auguro di trovarla presto in Sicilia. Viola, un ultimo tuo saluto e poi ci ascoltiamo appunto E sarà per sempre, tratto dall'ultimo omonimo album. Un saluto a tutti gli amici e a quelli che mi vogliono bene dalla Sicilia, che sono tanti, quindi nominarli uno per uno, se restiamo qua fino a lunedì, però comunque quelli che mi frequentano in Sicilia mi vogliono molto bene. Quindi un saluto alla Sicilia, a questa meravigliosa terra, e ai siciliani, queste meravigliose persone. Perfetto, e sarà per sempre. Viola Valentino, ciao! Ciao! Difficile, questo tempo viene e va. Sole e mare attraverserò. Come un fiato dentro l'alba, il tuo nome sorgerà. E sarà per sempre ormai, e sarà per sempre tu. Questo tempo nasconde parole, racchiude gli attimi e vuota le tasche. Da questo mio dire, di questo parlare, adesso mi ascolto e lo faccio per me. E sarà per sempre ormai, e sarai per sempre tu. Questo verde nasconde le foglie, autunno passato e gelo ritorna. In questo mio dire, vagare, pensare, adesso mi ascolto e lo faccio per me. E sarà così nei miei attimi che si inseguono, e sarò così nei miei attimi tristi e fragili. E non ho tempo di pensare adesso, no. Il tuo sentiero sembra scritto oramai. Nascondo passi stanchi e gelidi di un passato fermo e instabile, ma ora tocca a me riviverlo per noi. E sarà per sempre ormai. E sarà. Correre, chiudere parte di questo vagare, di questo tornare, ritorno ed ascolto, non odo parole, non amo sognare, lo faccio per te. E sarà così nei miei attimi che si inseguono. È così difficile, questo tempo viene. Ah.